di questa esperienza e soprattutto dal loro racconto della reazione resta una cosa. Tu dicevi competenza, sì, vero, indubbiamente. L'altra C è quella, secondo me, di consapevolezza. Cioè mi pare che in realtà tutti quanti dicono, oggi sono tornati, ovviamente sarebbe stato strano il contrario, forse sarebbe stata una patologia per te da approfondire, sono tornati ad usare il telefonino in maniera normale, però mi pare di capire che di fatto lo facciano in maniera più consapevole. Più consapevole. Chi, come dire, con l'aiuto dell'app, chi con l'aiuto del contatore dei minuti, chi perché va a cercare contenuti più selettivi, e questa è secondo me la vera parola chiave per governare in qualche modo il futuro che ci aspetta. Competenza sì, certamente, ma consapevolezza di quello che c'è, di quello che c'è dietro. Cosa abbiamo fatto noi, ma davvero in tre minuti, il team di trasformazione digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri e struttura di un commissario straordinario, il primo commissario straordinario fu Diego Piacentini, uno dei vice presidents di Amazon, oggi il commissario straordinario è Luca Attias. Viviamo poco, cioè viviamo fino a dicembre del prossimo anno, quindi cerchiamo di fare il meglio possibile senza dar troppo fastidio neppure nel tempo. Purtroppo, ahimè, 2 anni e mezzo, la mia unica esperienza nel pubblico segnata da 3 governi, e mi auguro di non doverne vedere un quarto in questa esperienza brevissima. Il nostro focus è la trasformazione digitale del paese. La struttura straordinaria nasce con questo obiettivo qui. Per 2 anni e mezzo abbiamo lavorato solo ed esclusivamente a riprogettare quello che abbiamo chiamato il sistema operativo del paese, cioè come i cittadini utilizzano l'amministrazione attraverso il digitale. La sfida che è di trasformazione, quindi diciamo non c'è un obiettivo per domani mattina, è una trasformazione costante, quella di mettere il cittadino al centro e portare l'amministrazione sempre più vicino possibile al cittadino. Una sfida che ha per noi dal punto di vista tecnologico come risorsa essenziale l'usabilità, cioè la ragione per la quale noi usiamo WhatsApp o usiamo Twitter, usiamo Facebook, usiamo le altre app, a seconda evidentemente le preferenze e il lavoro di ciascuno di noi, perché come, ti facilitano la vita, perché sono incredibilmente facili da usare. Sì, domani mattina si affaccerà un WhatsApp, anzi è già successo, un WhatsApp 2, 3, 4, ma sin tanto che il messaggio, che sia scritto o che sia vocale su WhatsApp, è così facile da inviare, io resto evidentemente affezionato a WhatsApp. Questa impostazione l'abbiamo provata a portare, la stiamo provando a portare nei servizi pubblici digitali. Ciò di cui però ci siamo resi conto, ed è molto bello potersi confrontare su questo con i più giovani, è che in parte stiamo facendo, non solo non stiamo facendo meglio, ma rischiamo di far peggio. Qual è il problema? Diciamo che il nostro sogno, quello di un'amministrazione completamente digitale, a portata di mano di qualsiasi cittadino, domani mattina si realizzi. Lo dico sorridendo perché tanto so che in Italia non si realizzerà, quindi diciamo, lo dico con poco pathos, però ipotizziamo che viceversa domani mattina noi abbiamo questa amministrazione digitale. L'Italia è come dire, questo strano paese qua, in cui di fatto adesso i numeri sono relativamente poco importanti, ma noi abbiamo oggi 10 o 11 milioni di italiani che sono tecnicamente analfabeti dal punto di vista digitale, cioè non hanno mai usato internet o in parte hanno usato internet in maniera incredibilmente limitata, con zero consapevolezza. Ecco perché quella consapevolezza che questo esperimento gli ha consegnato per me è cosa preziosa. Ora, noi non siamo Facebook o WhatsApp, che può scegliersi il suo target e dire vabbè, chi sa usare la tecnologia usa la tecnologia, chi non sa usare la tecnologia un giorno imparerà ad usarla, ma frattanto userà altri servizi. Noi siamo Stato e quindi qualsiasi cosa noi si faccia è evidentemente o per tutti o per nessuno, cioè non possiamo pensare di digitalizzare l'amministrazione, di portare l'amministrazione a portata di click di 50 milioni di cittadini e lasciarne 10 milioni sostanzialmente indietro. Questo è il punto di partenza di questa iniziativa che si chiama Repubblica Digitale, quindi la Repubblica o è per tutti o per nessuno, i servizi pubblici digitali o sono per tutti o sono per nessuno. E sostanzialmente quello che abbiamo deciso di fare è affiancare alla trasformazione digitale dei servizi e delle infrastrutture una trasformazione digitale di tipo culturale, cioè dobbiamo prendere per mano quei
dobbiamo, lo dico tra poco, è declinato volontariamente al plurale, non è un dobbiamo del team, non è un dobbiamo del governo, non è un dobbiamo dei parlamentari, è un dobbiamo di tutti quanti. Ed è in buona parte, e questa è ancora una bella ragione per raccontarcelo qui oggi, un dobbiamo soprattutto dei più giovani, evidentemente, perché è questo è anche un po' il senso del progetto, un'azione di solidarietà digitale, quella di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo prendere per mano quei 10 milioni di italiani, 11 milioni di italiani o 12 milioni di italiani e portarli in una condizione di abilità all'uso della tecnologia in maniera consapevole, ritorno a quella CILI. Una delle espressioni con le quali ci siamo confrontati di più, e ancora qui viene benissimo questo esperimento, è questo nativo digitale. Cioè, il nativo digitale è una delle espressioni forse più nemiche del compito che noi abbiamo davanti, perché sembra quasi sollevare le nostre coscienze e sembra quasi dirci preoccupatevi, come dire, dei maturi, preoccupatevi degli anziani, ma non preoccupatevi dei cosiddetti nativi digitali, tutti quelli che abbiamo qui dentro e quelli che nascono domani mattina, perché tanto loro, in quanto nativi digitali, sanno già quello che fanno. Credo che adesso con questo esperimento loro lo abbiano toccato ancora più con mano, ma averci quello smartphone in mano e saper usare quello smartphone non ha assolutamente niente a che vedere con il fare di ciascuno di loro, ma di ciascuno di noi evidentemente, dei cittadini digitali. Cioè, di consapevolezza dietro allo spolliciamento sullo smartphone non c'è niente, e io appunto nel tentativo, come dire, di darne una prova empirica e non scientifica, dico spesso che le scimmie sanno farlo. Questa è una scimmia che ama mostruosamente guardare se stessa su Instagram, e in effetti se voi adesso guardate la sua abilità, è esattamente la nostra abilità, anzi non è la mia abilità ma realisticamente è la vostra, quel pollice opponibile, ma è lo sguardo che segue quel pollice opponibile quello che assolutamente sconvolge. Quindi saper usare il telefonino d'accordo, essere consapevoli digitalmente, mi fermo, essere consapevoli digitalmente è altra cosa. Dove siamo? Noi, secondo noi, siamo qui in una condizione di emergenza digitale, perché questo paese o diventa digitale consapevolmente tutto quanto insieme, o le sfide dei numeri che tu ci mostravi all'inizio continueremo a perderle a ripetizione, perché il digitale è lingua comune nella società globale nella quale viviamo, e chi quell'abilità di base, almeno quell'abilità di base digitale, non ce l'ha è evidentemente definito a restare escluso. Come l'affrontiamo dentro Repubblica Digitale? Faccio la sfida più semplice per l'avvocato, cioè in 60 secondi 250 parole, e così tra l'altro tu eviti di spegnere il microfono, cosa che farai inesorabilmente tra 90. La affrontiamo fondamentalmente così, tutti quanti insieme, quindi questa di fatto è un'iniziativa di governo con la quale il governo non dice io farò, ma con la quale il governo dice io vi invito a unirvi a noi per fare. È una dichiarazione di guerra all'analfabetismo digitale, identica nello scopo, nella funzione, nella natura a quella del secondo dopoguerra contro l'analfabetismo. Lì il motto era se non sai leggere, se non sai scrivere, non puoi godere dei diritti che sono la conquista di questa Repubblica. E qui è esattamente lo stesso, perché l'analfabeta digitale è un escluso negli anni che verranno, e l'analfabeta digitale non ce l'andiamo a cercare nelle periferie o ai confini del paese, è qua e probabilmente anche tra noi, anche se in maniera evidentemente inconsapevole. Ovviamente formazione e informazione digitale, la televisione, chi non è più digitale, chi non è consapevole digitalmente, chi oggi dipende ancora di più dalla televisione, quindi è evidente, se stati ieri in Rai aderirà a questa iniziativa, è evidente che se Rai non compie fino in fondo la sua missione di servizio pubblico e non ci aiuta a raccontare il verso buono del digitale continuando a raccontare il lato oscuro della rete, noi non andiamo assolutamente da nessuna parte. Una delle iniziative alle quali tengo di più dentro Repubblica Digitale è questa cosa che stiamo chiamando Servizio Civile Digitale, è un progetto tra l'altro che ha molto a che fare con loro, nasce a Milano a tendenza scuola lavoro, giovani mandati negli uffici pubblici in fila con un tablet in mano a dire al meno giovane o anche all'altro giovane in fila all'ufficio, guarda che se vuoi stare qui per un fatto di socialità, perché incontri qualcuno, perché ti diverti, perché tua moglie ti ha detto esci un po' e lasciami a casa che devo fare qualcosa, fallo anche, però tieni presente che questa stessa cosa puoi farla a casa. Adesso stiamo cercando di scalarla e farlo diventare servizio civile digitale, e mi fermo.
fermo sostanzialmente qui facendo appunto il regalo credo più bello che un avvocato può fare a gente a cui vuol bene, cioè tacere, e l'ultimo, l'ultima delle iniziative dentro Repubblica Digitale, quella che abbiamo presentato il 16 maggio scorso sia al Forum PA, è un manifesto per la Repubblica Digitale. Chiediamo sostanzialmente due cose, una cosa alle imprese, agli enti e alle organizzazioni: aderire al manifesto, porre in essere nei prossimi 12 mesi una iniziativa di inclusione digitale che stia nello spirito del manifesto e che sia misurabile negli obiettivi. Tu già sai che, come dire, uno degli inviti è partito all'indirizzo della vostra realtà. Porteremo tipo come piattaforma di tipo potrebbe essere, ma educazione al digitale. Tanto di quello che ho sentito oggi entra sicuramente lì dentro. Il manifesto ha tre principi che adesso non leggo perché altrimenti violerei la regola dei 60 secondi, ma forse l'ho già violata, e c'è anche un invito in questo manifesto che invece è rivolto davvero a tutti quanti noi, che è quello della buona azione digitale. Ciascuno di noi ha vicino, a destra, a sinistra, adesso non andiamo per alzata di mano, ma qualcuno che digitalmente è meno consapevole, qualcuno che digitalmente è analfabeta, può essere il più anziano di casa, può essere il nonno, può essere il vicino, può essere, non ha importanza chi. L'idea è semplicemente spendiamo un po' di tempo per raccontargli che può prendersi un'identità digitale, che può prendersi un indirizzo di posta elettronica certificata e non riceve più raccomandate a casa, non deve andare più alla posta a ricevere. Insomma, raccontiamogli come si fa a diventare un cittadino digitale. Spero di essere stato nei tempi. Questo è il logo della Repubblica Digitale. Chi aderisce al manifesto non conquista niente in denaro perché budget è zero, come quasi sempre, però conquista la possibilità di usare questo logo a fianco al suo progetto. Grazie. Bene, grazie.